Stefano Santarossa, tra poco rivedremo la domanda. Noi stiamo ponendo una domanda, insomma, visto che tutti parlano, no, e sparano su Grillo: l'antipolitica, porterà l'Italia alla dittatura? Io ho già detto prima, lei era qui, per me siamo già in dittatura comunque quando c'è un solo uomo che comanda e tutti gli altri dicono sì, questo secondo noi che cos'è? Dittatura. Ecco, lei ha trovato, insomma, una bella trovata questa domanda, no? La domanda è d'attualità. Noi come radicali ci schieriamo dalla parte della politica e contro la partitocrazia. È una cosa diversa, lottare contro la partitocrazia, contro gli sprechi, contro quello che abbiamo visto in queste settimane con partiti ormai alla deriva che si nascondono in liste civiche perché non sono più presentabili. Di fronte a questo, la politica deve tornare a fare la politica. Quindi, la commissione d'inchiesta che i radicali chiedono in Parlamento per capire dove è finito Maltolto, dove è finito il finanziamento pubblico dei partiti che questi si sono presi e se lo sono portati chi alle isole Cayman, chi alle Figi, chi lo sa. Allora, di fronte a questo, noi ribadiamo i nostri concetti che da anni, per cui da anni lottiamo, l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, una giustizia che funziona. Il 25 aprile Marco Pannella, ma insieme a tantissimi, era a Roma per manifestare per la giustizia e l'amnistia, ma per risolvere soprattutto i 10 milioni di processi che non vengono portati a termine. Per cui chi vogliamo che venga a investire in questo paese se non c'è la certezza del diritto, se sono violati tutti i principi? Allora, di fronte a questo, noi chiediamo di far fiducia ai radicali, lo facciamo come l'abbiamo sempre fatto, dando un numero di telefono, lo 066826, l'iscrizione al Partito Radicale. In questo momento, secondo noi, e io l'ho fatto ieri, tra l'altro aumentando la mia quota di iscrizione, dare fiducia al Partito Radicale facendo questo numero di telefono è l'assicurazione per i cittadini, Bene. l'assicurazione per dare una svolta radicale. Grazie Stefano Santarossa. Grazie Vedi, a voi. in questa Repubblica delle banane, io continuerò a dirlo, no? Pretendono che i cittadini paghino, altrimenti arriva Equitalia con le pistole, no? E mette la casa in vendita. Poi i partiti che hanno messo i manifesti fuori dalle zone loro concesse e hanno multe di centinaia di migliaia di euro, si guardano bene dal pagarle, tanto hanno fatto la leggina e tutto passa, come si suol dire, vorrei usare un termine brutto, ma non posso.